quello che ho visto su Pogba steso in area sul finale di partita, penso sia stato un sogno mio. Probabilmente dovrei andarmi a rileggere Freud o qualche capoccione della psicoanalisi perché sto mischiando i miei sogni con la realtà. Non lo so, non credo che sia effettivamente successo in partita perché replay non ne ho visti e non sento nessuno che ne parla, quindi diciamo che siamo già evoluti al prossimo step, no? Non quello in cui si mistifica la realtà, ma quello in cui si fa finta proprio di non vedere. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. No, di così fresco, no. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buongiorno Juventini e mi corazon, Ayodon, come state? Spero che almeno oggi vi sto trovando di buon umore perché la nostra Juventus finalmente è riuscita a conquistare questi benemati 3 punti che sembravano essere diventati una cosa impossibile, no? Impossibile da raggiungere. E invece sì, la Juventus ce la fa proprio sul momento più duro e più difficile, quando tutti tornano a disposizione e il vostro Andrea Stai Calma da New York, che non manca mai nei momenti difficili. Immaginate quando c'è da condividere un po' di gioia, un po' di felicità, no? Con la gioia, come diceva Konstantin Boris, no? Con la gioia. Preghiamo, ma con la gioia. Forza Juve, con la gioia sempre e comunque, perché finalmente si è vista una bella prestazione, signori. Una bella prestazione di squadra. Siamo andati a casa nostra ad affrontare un Lecce che si è giocato la sua partita e non starò qui, come hanno già fatto tanti altri, non starò qui ad elencare i problemi e le cose che abbiamo fatto male, che abbiamo sbagliato durante la partita. Non lo faccio per una ragione principale. La ragione è che sono le stesse problematiche di cui stiamo discutendo da inizio campionato a questa parte. Non c'è niente di nuovo di cui discutere, anzi, diciamo che anche nel mostrare questi lati negativi, queste cattive qualità, ieri la partita ci ha dato un minimo segnale di miglioramento, perché se ne sono viste molto meno rispetto a quello che la Juve sfortunatamente in questa stagione ci ha abituati, no? Meno appoggi sbagliati, meno errori in fase di scelta e soprattutto abbiamo creato tanto. E a quelli che criticano il fatto che ci ritroviamo a soffrire fino all'ultimo secondo ogni volta, ogni partita, senza sapere quale sarà il nostro destino, io dico: perlomeno oggi non è stata una partita interpretata male in cui tu sei arrivato sul finale sperando di risolverla attraverso un episodio. Oggi è stato diverso perché abbiamo cercato di fare la partita, abbiamo creato tante occasioni, non siamo riusciti a mettere e a concludere queste occasioni. Questo purtroppo non può che essere un lato negativo, ovviamente, però perlomeno siamo propositivi e ci troviamo lì davanti alla porta. Può essere un momento no, può essere un momento in cui non entra e non ci vanno bene le cose, però perlomeno è diverso trovarsi a lottare fino alla fine, anche se rischiamo di pareggiare 2-2 con Lecce in casa, rispetto a una partita in cui non fai assolutamente nessun tentativo di gioco, in cui non ti presenti in campo compatto come una squadra vera. Ieri contro il Lecce si è vista una squadra vera. Io personalmente sono contento perché continuiamo sulla scia di quello che avevamo visto a Bologna. Tra i lati positivi che non si possono non sottolineare, c'è il ritorno al gol di Dusan Vlahovic, che finalmente si sblocca, e speriamo che sia il primo di tanti altri di una serie, come abbiamo detto da tanto tempo, no? Lui aspettava questo momento di sbloccarsi e finalmente ci è riuscito. Quindi Atalanta,
state attenti perché Dušan sta arrivando. Miretti, grande partita, uno dei miei preferiti, è uscito nel momento in cui doveva uscire, però ha fatto una bella partita, gli è stato annullato un gol per tanto così di fuorigioco che è stato valutato dal VAR nel giro di pochi secondi, però lasciamo stare un attimo questo discorso, no? Ne parliamo dopo dell'arbitro e del VAR, perché un piccolo spazio gli va sempre dedicato quando gioca la Juventus. Miretti ha giocato bene, ha creato tante occasioni, ha creato gioco, si è andato a conquistare la palla vicino alla nostra area e ha fatto tante azioni di break, una palla pazzesca sul gol annullato datagli da Fagioli, che io continuo a dire in questo momento mi sembra l'unico giocatore che rispetta quelle caratteristiche tecniche che tutti noi vorremmo vedere nel centrocampo della Juventus. Diciamo Fagioli l'unico, fino a quando è entrato Paul Pogba, che quella è stata un'altra emozione della partita importantissima, perché penso che sia davanti agli occhi di tutti la differenza che fa avere in campo Paul Pogba oppure no. È veramente un altro livello di giocatore. È stato divertente per me la partita, perché ho avuto l'onore di partecipare alla live del grande Frank Bianconero, e proprio prima della partita, mentre leggevamo la formazione, abbiamo scherzato sul fatto che tutta la nostra parte centrale del campo era occupata da Bonucci in difesa, Paredes a centrocampo e Vlahovic in attacco, come a dire oggi se il Lecce ci vuole far male attacchi pure al centro del campo. Io sapete che cerco sempre di portare il mio ottimismo smisurato e da pazzo certe volte, però ho detto io voglio pensare che questi tre giocatori faranno una grande partita. Adesso signori, non voglio dire che ci ho azzeccato, però Bonucci è stato sicuramente uno dei migliori in campo, soprattutto dopo che si è messo il turbante, no, che gli ha fatto entrare dentro lo spirito di Chiellini, che l'ha sempre protetto quando giocavano insieme. Oggi l'ha proprio preso tipo joystick alla PlayStation e ha giocato per lui. Paredes ha fatto il gol dell'1-0 e Vlahovic si sblocca facendo il gol partita che ci ha fatto portare a casa questi tre punti. Ragazzi, io posso solo essere felice oggi, anche perché sono sicuro che i problemi di cui parliamo da inizio anno a questa parte è già qualcosa su cui stanno lavorando. Che poi vediamo i risultati oggi, domani o il prossimo anno, purtroppo non dipende da noi, no? Come sempre dico, non dipende dalla pressione che mettiamo, dalle critiche che facciamo. Io do per scontato che quello che vedo che secondo me è sbagliato lo vedono anche loro, che sono dei professionisti, e su quello cercano di lavorare. Da parte mia support sempre, comunque, e amore incondizionato, perché questa è l'unica cosa che ho promesso: amore eterno incondizionato alla nostra Juventus. Per chiudere il nostro video oggi, signori, piccolo episodio di VAR, che è appunto il gol di Miretti in fuorigioco per un'unghia, l'unghia dell'alluce probabilmente, un millimetro, 5 millimetri, non lo so quant'era il fuorigioco, che è stato identificato da VAR proprio abbastanza velocemente, devo dire, in pochi secondi ci avevano già detto che il gol era irregolare. Mentre dall'altra parte, quando c'era un giocatore con il corpo totalmente oltre la linea appunto del fuorigioco, lì sono dovuti stare 2 minuti e mezzo, perché uno pensa devono capire qualcosa, devono cambiare inquadratura, cosa. Ma secondo me quello che fanno, mandano indietro l'azione, perché con la Juve, ricordiamoci, dobbiamo sempre controllare se c'è qualche fallo, falletto che possiamo inventare o malinterpretare per poter, no, andare a ritroso con la Juve. Quando c'è il dubbio, sempre contro la Juve. Io cito Guido Vaciago perché sono totalmente d'accordo con questa cosa che dice lui.
Altri episodi arbitrali, devo dire, non ce ne sono stati, anche perché quello che ho visto su Pogba steso in area sul finale di partita penso sia stato un sogno mio. Probabilmente dovrei andarmi a rileggere Freud o qualche capoccione della psicoanalisi, perché sto mischiando i miei sogni con la realtà. Non lo so, non credo che sia effettivamente successo in partita, perché replay non ne ho visti e non sento nessuno che ne parla. Quindi diciamo che siamo già evoluti al prossimo step, no? Non quello in cui si mistifica la realtà, ma quello in cui si fa finta proprio di non vederla. Calciopoli 2.0 è un po' quello che ci ritroviamo a dover lottare, a dover confrontarci in questi giorni. Comunque va bene così, ragazzi, prendiamoci tutto questo ben di Dio di 3 punti che non sappiamo quando ci ricapiterà, se ci ricapiterà. Quindi con la solita positività, con il solito ottimismo, io vi lascio con le solite 3 regole che sono: stay fresh, stay crispy e stay calma. Ciao belli!